Salve a tutti, sono Francesco Filippi, sono il regista di Mani Rosse, sono di Bologna e per questo ho ambientato questo mediometraggio in stop motion a Bologna. Si tratta di 30 minuti realizzati in stop motion per 2/3 e animazione 2D per il rimanente terzo. Il 2D in realtà sono delle sequenze che esplorano il mondo onirico di personaggi. È un film che parla di adolescenti ed è un film per adolescenti. È la storia di un ragazzino dodicenne che è iperprotetto e solo, che però infrange il divieto della zia di uscire di casa da solo. Lo fa perché vede sul muro di casa, della casa di fronte, dei meravigliosi murales rossi. Li segue e scopre che a realizzarli è Luna, una ragazzina poco più grande di lui, che ha il potere incredibile e misterioso di emettere dalle mani un liquido rosso che sembra sangue, con cui realizza questi meravigliosi disegni murali. Ma questa ragazzina, a causa di questo suo potere, per motivi che scopriremo, viene picchiata da suo padre. E quando Ernesto, il protagonista, scopre il dramma di questa sua amica, di cui ovviamente si innamora, farà di tutto per salvarla. Dal punto di vista produttivo, perché è forse il primo film che sta cercando di mettere insieme, con una fatica immensa, fonti di finanziamento diverse. Il crowdfunding è solo l'ultima fonte di finanziamento, ma prima c'è stata l'Europa, che sono i primi a credere in noi, poi c'è un preacquisto della RAI, ci sono delle regioni, stiamo cercando dei finanziamenti privati. Ecco, coordinare, c'è anche un piccolo partner francese, ecco, coordinare tutte queste fonti di finanziamento è una cosa difficilissima. Anni fa, quando ho cominciato, chiamai John Craney, che è un esperto puppet maker, a insegnare a Bologna delle maestranze locali che avevano già esperienza di pupazzi, calchi, scenografie, ma non per l'animazione. E quindi la sua competenza è stata fondamentale, perché essendo noi a basso budget abbiamo un pupazzo per personaggio, e quindi deve essere robusto, deve essere bello, deve essere molto dettagliato, perché deve reggere anche i primi piani, deve essere animabile, deve essere anche carino, funzionale alla storia. Quindi è veramente uno sforzo difficilissimo di design in senso proprio puro, come si può penso studiare anche un Politecnico.